sono Nina Ciobanu, vengo dalla Moldavia, sono in Italia da 23 anni. Sono venuta in Italia nel 98 perché avevo bisogno di fare entrare mia figlia all'Accademia di Economia. In quel periodo in Moldavia era un caos, non si poteva andare avanti, non avevamo i soldi, non ci davano stipendio al tempo, allora ho deciso di venire in Italia per un paio di mesi per guadagnare un pochino di soldini e poi tornare in Moldavia. Invece sono stata fortunata perché sono capitata una famiglia molto per bene, con due ragazzi splendidi che mi sono presa cura di loro per 20 anni, e oggi sono qui, mi hanno raggiunto anche i miei figli e sono qui in Italia da 23 anni. E cosa fai in Italia? Al momento non faccio niente, sto a casa perché c'è il mio marito, ho sposato un italiano, che dopo tanti anni di lavoro, di sacrifici, di pianti, oggi non lavoro, sto a casa. Allora, raccontaci questa storia d'amore con questo uomo italiano, allora, com'è nata? La nostra storia d'amore, guarda, lo dico la verità, io ero sposata in Moldavia, ma purtroppo, come si sa, che le nostre parti, gli uomini sono un po' i padroni, che la donna è un po' io obbligata a fare tutto. E allora, quando sono in Italia, ho trovato un uomo che mi sono sentita amata, che mi faceva star bene, sono innamorato subito e guarda caso 23 anni che stiamo insieme. Ma dove vi siete conosciuti? Siamo conosciuti, allora sono andata all'agenzia, che era una ragazza moldava, Angela, e un signore italiano, Cotronei. E quella ragazza moldava mi ha cercato il lavoro. Io ho incontrato questa signora Adriana Baracco e sono andata alla mamma sua e di lì mi sono conosciuta col mio marito, solo salutandoci così, perché non ho mai pensato di venire in Italia e di innamorarmi. Sono in Italia per guadagnare un pochino di soldini e tornare a casa dal mio ex marito, ma purtroppo il destino mi ha fatto trovare il vero amore. Vi siete innamorati appena vi siete incontrati, quindi? Siamo innamorati subito da che siamo incontrati, subito, tutti e due, e dopo 23 anni ancora lo amo come il primo giorno. Anche lui aveva già un matrimonio? E lui non erano divorziati, ma erano separati da tanti anni, che poi ho avuto un bellissimo rapporto anche con la ex moglie. Io mi sono preso cura pure di lei, perché lei era sola. Mi ha voluto un bene dall'anima, che alla fine mi ha regalato per una macchina. Ho avuto un bellissimo rapporto, veramente bellissimo. Lei è mancata in 2014, che mi ha voluto tantissimo bene, sì. Perché ho voluto bene ai suoi figli, ho dato tutto l'amore, come forse troppo, però questi ragazzi sono ragazze che mi hanno insegnato il vero amore. Ci vuoi parlare meglio di questi figli? Ne abbiamo parlato prima senza videocamera. Questi ragazzi, se hai voglia di parlarci. Sì, sì, ma parlo volentieri, perché questi ragazzi, due ragazzi disabili, tutti e due alla poltrona rotelle, che quando sono andata alla loro famiglia, sì, siamo anche con i ragazzi innamorati subito. Loro, anche i ragazzi, mi hanno voluto un bene dall'anima. Io una volta sono andata via da loro, perché non era facile con due ragazze in poltrona a rotelle, distrofia muscolare, avevo anche crisi, e troppo stancanti. Loro
mi hanno fatto tornare indietro perché non volevano mangiare, erano così attaccati a me, perché io le ho volute veramente bene, veramente bene. Siamo andati in vacanza dal Barella e tutti lì mi dicevano che se, mi, pensavano che io sono una parente, non una, una signora che si prende cura dei ragazzi. E così per me questa famiglia è stata la, la, la mia famiglia e sarà la mia famiglia, perché la mamma di queste ragazze mi ha dato tantissimo e poi anche oggi che il mio marito, perché noi siamo stati 20 anni insieme e 3 anni che siamo sposati, perché purtroppo abbiamo capito che siamo fatti uno per l'altro. Tutto. Bellissima storia, bellissima esperienza. È vero che ho sofferto tantissimo perché quando sono arrivata in Italia non mi aspettava nessuno. Nel 98 sono stata lasciata a mezzo alla strada, nella chiesa Santa Maria, se lei lo conosce, vicino a Termini, la chiesa. Purtroppo mi sono trovata da un posto che si chiama Boschetto, se lei c'ha idea, una, quella della via Cristoforo Colombo, quella parte lì, c'era una casa senza finestre, senza, che lì era un gruppo di moldavi che stavano lì, per, non avevano i documenti, non potevano prendere in affitto un locale. Allora sì, e stavano lì e io mi sono trovata lì, una casa senza finestre, senza acqua, senza luce, finché... Però sono stata fortunata perché tramite questa ragazza Angela Moldava e quel signore italiano Cotronei mi hanno trovato subito un lavoro. Quindi l'esperienza in Italia ha fatto incontrare tante volte la disabilità, ecco. Sì. Ma noi, ecco, forse non ce ne rendiamo conto perché ci stiamo dentro da sempre. Sì. Ma noi come viviamo gli italiani la disabilità, secondo l'occhio che viene da fuori? Come vedete voi in Moldavia la disabilità? Ci Guarda, sono in Moldavia non ho mai incontrato, forse erano nascosti. Dentro ci sono gli internati? Sì, di solito in Moldavia in quei anni, adesso forse è diverso, ma in quei anni era tanta ignoranza, si nascondevano, adesso escono fuori queste persone, ma non c'è tanta disabilità come in Italia. Io non ho mai incontrato le persone disabili in Moldavia, lavorando fino a 41 anni, 21 anni più o meno, anche di più, 23, 4, perché studiavo e lavoravo. Noi ci siamo accorti con l'esperienza in Bielorussia che quando ci andavamo 25 anni fa, tutti chiusi dentro gli internati. Adesso che si sono anche lì aperti, si trovano anche a scuola, anche per strada. Sì. Ma quando erano piccoli i nostri amici bielorussi, come loro, anche loro erano sempre tutti chiusi. Sì, e pure in Moldavia la stessa cosa, erano tutti chiusi. Io solo una persona che conosco, la mia, il medico dei miei figli, aveva un figlio disabile, era sempre chiuso, non si vedeva mai, erano troppo chiusi. Adesso escono fuori i ragazzi. Grazie a Dio anche io ho mandato un ragazzo disabile che è caduto qui in Italia. Ho mandato una poltrona a rotelle, di lì sono cominciate, si sono cominciate ad aprirsi per non avere vergogna, perché io le ho trasmesso questa cosa qua. Quindi si vergognava? Quindi. Sì, si vergognavano i genitori, ma purtroppo da noi c'era tanta ignoranza, c'è ancora tanta ignoranza, per questo io adoro Moldavia, sono nata lì, sono cresciuta lì, però anche quando ero in Moldavia io volevo sempre crescere. Quando sono in Italia non ho saputo 40 anni quanto 20 anni in Italia, e io non tornerò mai perché c'è ancora ignoranza in Italia, in Moldavia, mi scusi, in Moldavia, sì. E io mi trovo bene qui, mi trovo bene, ormai. Ma le persone con disabilità in Italia, come sono trattate, come sono integrate, sono ancora un pochino
un po' più in basso degli altri, oppure sono alla pari degli altri, secondo il punto di vista, quello che uno ha vissuto? Guarda, parlo di me. Io ho trattato questi ragazzi come ragazzi normali, che anche la psicologa l'ha detto, dice, guarda Nina, tu hai ragione, che i ragazzi disabili si devono trattare come è normale. Infatti io con questi due ragazzi, uno di loro litigavo tutti i giorni, 5 minuti faceva la pace, ci volevamo un bene dall'anima perché io li trattavo come i sani. Ma purtroppo, quando sono stata in vacanza con loro, una bella parte li trattano come i malati, gli dicono chiedi aiuto, no, non è così, non devi chiedere aiuto, loro si devono sentirsi come normale. Poi in fondo anche noi ci abbiamo qualcosa che non va, non solo loro. I ragazzi disabili, voglio precisare, che sono molto intelligenti, molto molto intelligenti. Che ci sono delle persone che non vogliono capire questa, ma io sono stata 12 anni, 24 ore su 24 ore, sono molto intelligenti. E loro che mi hanno trasmesso il vero amore, che io in Moldavia non lo sapevo, questo vero amore. Il governo moldavo, lo Stato, ha aperto lavori per persone disabili, gli dà la possibilità di creare il futuro per loro? Ecco, noi in Italia abbiamo cercato di far lavorare le persone con disabilità, trovare delle... In Moldavia sta succedendo qualcosa del genere oppure ancora? Ma no? Moldavia ultimamente vedo che sì, Moldavia... Lavorano le persone disabili? Sì, li fanno uscire fuori, vedo che li fanno partecipare a dei eventi, non come prima nascosti. E il lavoro, adesso, dice proprio lavoro, ne danno, fanno lavorare anche le persone. Ma in Italia si fanno anche lavorare le persone. Questo non lo so dire, ma credo di sì, credo, ma non so dire se li fanno lavorare, dipende che tipo di disabilità. Non so, io per esempio questa persona che io l'ho aiutata, che lui sta in poltrona a rotelle, sono riuscita a farlo stare in piedi, l'ho aiutato tantissimo, per 6 anni l'ho aiutato. Lui è moldavo, però è caduto qui dal tetto, è diventato disabile dalla metà in giù, però sono riuscita. Oggi lui lavora come tassista, perché sta seduto e può, cioè, credo di sì, dipende da che tipo di disabilità. Dentro gli internati, i bambini che avevano difficoltà, come erano trattati? Perché loro dicono che quando erano piccoli non erano trattati bene nell'internato. Guarda, in Moldavia purtroppo i bambini non sono trattati come... non erano trattati, parlo del passato, come in Italia. Erano un pochino sempre più a parte, non erano, non so come dirlo, sempre, sì, trattati bene, dipende dalla famiglia, che famiglia è. Se una famiglia normale, trattano i figli normali in famiglia. E se una famiglia, come in tutti i paesi, se una famiglia un po' così, certo che li trattano male. Ma i figli non erano proprio trattati bene come... Non parlo della mia famiglia, io la mia famiglia, i miei figli, 3 figli, li ho amati, forse sono stata un po' più severa, perché lavoravo, avevo una casa, non avevo il tempo di dare l'amore. Qualche schiaffetto li ho dati, la verità, però li ho amati, li amo. Li Dove amo. Sono i figli adesso? E io ho 3 figli, 2 femmine, due sono in Italia, hanno sposato 2 italiani, già vivono qui, hanno comprato la casa, vivono qui. Invece il maschietto in Stati Uniti, che nel mio onore è americana, ha studiato qui in Italia e poi me l'ha portato via, Stati Uniti. Ma quando erano in Italia loro sono rimasti là all'inizio?
Chi è? Quando è venuta in Italia la prima volta, Sì, nel 98, loro sono rimasti in Moldavia. sono rimasti in Moldavia, guarda, tornando indietro, adesso sorrido, ma tornando indietro tutte le sere che piangevo, un anno non vedere i miei figli, la ragazzina di 16 anni che avevo bisogno di mamma, di raccontare delle cose intime, non potevo, il mio figlio aveva 14 anni, la figlia 16, quella grande già era sposata. Sposata, l'ho partorito giovane. Nelle nostre parti si sposano molto giovani. Quindi quanto siete stati lontani con i figli? Quanto tempo prima che vi siete rivisti fra mamma e Dopo un anno sono andata a Moldavia perché, ripeto, io sono stata fortunata perché ci ho avuto il permesso di soggiorno. Tante, tante mami non potevano andare perché non avevano permesso di soggiorno. L'hanno avuto dopo 4 anni, come la figlia più grande. Mi è raggiunta qui in Italia, però non è potuta tornare in Moldavia che non ci aveva permesso soggiorno. Lei aveva una figlia, non ha visto sua figlia quasi per 5 anni. Io sono stata fortunata, dopo un anno sono andata in Moldavia. E poi di nuovo fortunata che gli ho fatto congiumento familiare a tutti e due. E così dopo un anno e mezzo è arrivata la seconda e poi dopo 2 anni è arrivato il terzo e così io ero più felice nel mondo, anche se il lavoro era pesante, ma ero la mamma più felice. Avevo il lavoro, i figli vicino. Perché allora i contatti erano solo per telefono, non c'era internet, non c'erano Skype. No, come adesso. Dovevo andare alla posta, chiamare a casa, una volta al mese sentivo i miei figli. Ma Adesso i figli. sorrido perché ma ho pianto tutte le sere piangevo, non era facile stare lontano dai figli. E i Vabbè. figli come hanno vissuto Però questa grazie a Dio, separazione? oggi come oggi, siamo tutti sistemati, stiamo bene, grazie a Dio, è il destino. Ma allora i figli come vivevano questa separazione? Erano arrabbiati, erano Separazione che stavano lontano dalla mamma? no, loro mi capivano. Mi capivano stavano male perché dopo un anno da Moldavia io ero distrutta. Io ero distrutta, dimagrita, tutta pallida. Si sono spaventati perché io non conoscevo la lingua italiana. Io dovevo imparare tutto, tutto da capo. Grazie a loro io ho imparato bene italiano. Loro. Questa famiglia è deliziosa perché per me rimarrà sempre Baracco Adriana, Emiliano Roberto, Marco Luca, rimarranno sempre la mia famiglia. Rimarranno sempre. E i figli in Moldavia con chi sono rimasti? È rimasto con mio marito, io ero sposata. Hanno avuto comunque il papà, insomma, vicino. Sì, è andato papà e poi io gli mandavo i soldi perché studiavano. Il mio marito, ex marito, in quel periodo non lavorava. Se lui lavorava, forse non veniva in Italia. Lui non lavorava e io sono stata costretta a venire per un paio di mesi in Italia. E quindi con Io i sono felice che è andata così perché volevo proprio uscire. Io anche in Moldava ero un po' diversa. Non è. Quanti anni aveva allora? 41 anni. Nel 98 dico, no? Quanti? Sì, 41 anni 40 anni. avevo. Sembra adesso 41 anni. Per Sì, quello adesso c'ho, grazie comunque, ma adesso ho 63 anni. non sembrano proprio, Ah, Dieci di meno almeno. sì, grazie. È una storia. Perché sono tranquilla adesso. Guarda, io in primi anni avevo una stanchezza addosso che non lo so, forse dimostravo di più, non so, ma adesso sono tranquilla. Cioè, il mio marito, prendo cura di lui, lo cuoco, lo vizio volentieri. Quindi come si sta in Italia adesso? Guarda, io mi trovo bene perché, dico la verità, io ho 3 amiche italiane, amiche, 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 amiche di cuore, una italiana. Tutti e tre sono italiani, ma una di loro proprio amica di cuore. 17 anni che siamo amiche. Loro sono tre italiani, io sono moldava. 17 anni che siamo amiche. Mi trovo bene.
Io mi trovo bene perché io accetto le regole italiane, io non vado a dire guarda che non è così, non è così. Io vivo in questo paese, accetto le regole. Quindi siete trattata alla pari degli altri, non di più né di meno come no, le altre persone. No, no. Gli italiani trattano bene in questo senso. Sì, guarda, io ho avuto sempre delle persone per bene, e poi se capita qualcuno cambia un po' io atteggiamento, però cerco di stare al mio posto. È stata mamma di tante persone che uno ha incontrato, i ragazzi con disabilità che erano figli del marito attuale, le persone che ha incontrato all'inizio, quindi in qualche modo ha vissuto, anche se i figli veri, quelli di sangue, stavano in Moldavia, sempre questo fatto di essere mamma. Che vuol dire essere mamma? Tutta la vita, in tanti momenti è stata mamma in modi diversi, no? Essere mamma è una bellissima cosa, guarda, io la figlia più grande c'ha 44 anni, per me ancora è mia figlia, mia figlioletta, io non lo chiamo Silvia, lo chiamo Selvica, sono i figli per me, io li amo tantissimo, adesso che sono i nipoti ancora di più mi rendo conto che quanto tempo ho perso con i miei figli. Perché lavorando tornavo a casa, non avevo il tempo di... sempre ero un po' più severa, perché non avevo il tempo di stare con loro, coccolare. Però per me li amavo tantissimo, li amo anche adesso. Per me sono la mia vita. Io amo poi i bambini, i nipoti, io amo le persone, amo mio marito, amo i figli. Io un amore ci credo, forse per questo mi ritieni giovane. Eh sì, questo sorriso è vano, amore. Adesso sorrido, ma a primi anni avrei voluto vedere i primi anni. Però grazie a Dio è andato tutto bene, ho avuto tante difficoltà, anche sono stata anche depressa, sono stata anche portata in pronto soccorso, no? Che è stata una vita... molto facile, i primi anni non avevo nessuno qui, ci trovavamo tutti a Termini, ci incontravamo lì in Moldavia per fare passare la giornata, ma vedendo così cercavo di rimanere sul posto di lavoro perché volevo sempre crescere, volevo sempre imparare. Io dopo 6 mesi leggevo già i libri italiani, certo con le parole più chiare. Io leggevo già i libri dopo 6 mesi di Italia. Dopo 6 mesi ho fatto un video, io ho fatto un video parlando male, ho fatto un video ai miei datori di lavoro. Allora, pensiamo a una giornata tipo, no? Da quando uno apre gli occhi a quando li richiude, no? Ora per ora, che cosa succede in questa giornata qua? Raccontarci. Stiamo parlando di oggi? Sì, oggi. Quando mi oggi alzo, in generale, certo. Quando mi alzo la mattina, dico grazie a Dio, anche oggi c'è il sole. E oggi sono viva e grazie al Signore. La mattina ringrazio e la sera prego. La giornata passa quasi sempre con sorriso, sempre con il mio marito, sempre con i vicini di casa, con amici, sempre lavoro, casa, da mangiare, delle pulizie dentro casa perché mi piace avere tutto in ordine, tutto sistemato, guai se c'è una cosa fuori, è sempre così, oggi come oggi. Il lavoro di oggi qual è, quindi? Per me? È a casa, sto prendendo cura di mio marito, perché mio marito oggi è invalido, pure lui, non guida, lo devo portare io. Anche qui volevo specificare una cosa, grazie a loro ho preso la patente qui in Italia. Grazie a loro hanno insistito che io a 41 anni prendere la patente. All'inizio non volevo, poi... non avevo la possibilità perché dovevo
mandare i soldi in Moldavia per fare, per mantenere la mia famiglia, che mio ex marito non lavorava. E lui dice, non ti preoccupare, non ti preoccupare, tu importante che vai. Sono andata a prendere la patente, mi hanno aiutato, mi hanno pagato, il mio marito di oggi mi ha comprato una macchinuccia per imparare. Io oggi come oggi, vedi il destino, oggi come oggi io guido e mio marito, porto in giro mio marito, volentieri, con amore. La giornata mia, ci alziamo, andiamo a fare colazione, si compra il giornale, torniamo a casa, in cucina, adesso abbiamo cambiato la casa, una casa nuova, e quando torno è un piacere sistemare la casa, e poi le cose domestiche, fuori il giardino, mi piace molto l'orto, mi sono messo piante di pomodori, i fiori, io adoro i fiori, le adoro. E mio marito dice, come vedi che scendo al vivaio, mi dice, mi raccomando, ti prego, mi raccomando, non prendere più. E pieno di fiori. Tutti si fermano per guardare i miei fiori. Questa è la mia vita, perché mi piace, io amo i fiori, io amo tutto nella vita, sì. Amo. Quando guardo delle cose brutte in TV cerco di cambiare perché mi fa troppo male. E poi non dormo tutta la notte, sono troppo sensibile. Però li guardo. E li guardo e dico, guarda, sono fortunata. Dobbiamo essere sempre coraggiosi e combattivi. Io mi sento una donna combattiva. E di avere il coraggio di andare avanti, di avere il coraggio di lottare e di avere il coraggio di difendersi. E grazie a voi di questa intervista che mi ha fatto veramente molto piacere. Spero che tra 50 anni i miei nipoti mi vedano e ascoltano quello che ho parlato oggi. Grazie.